Buonasera. Buonasera. Questa sera abbiamo fatto un esperimento, quindi è più un discorso di qualità che di quantità, anche come pubblico. Perché volevamo fare un po' un piccolo salotto anche per presentare qualcosa di sconosciuto, che completa forse un'immagine del sottoscritto che non è conosciuta, anche se è preponderante nella mia carriera come musicista. Perché io so che morirò per essere quel che con te amo nave, Cosecco, che cadeva veneziano. Quello è il mio destino. Il CD che presento stasera serve per spiegare un po' qualcos'altro che ho fatto. Un qualcos'altro che è assolutamente sconosciuto, penso, al 98% dei miei conterranei. È un CD che è nato in famiglia, su stimolo dei miei familiari, di qualche amico che mi conosce. Non è un CD commerciale e per questo non si trova in bottega. Io lo vendo, lo distribuisco in serate come questa, ne ho già fatte diverse, proprio perché va presentato, va illustrato e copre un arco di parecchi anni. Parte dal 1965 e arriva al giorno d'oggi. Io l'anno scorso ho festeggiato i miei primi 55 anni di musica, perché avevo 9 anni quando ho cominciato a suonare il mio primo strumento. E già a 12 anni io componevo musica, il mio strumento è sempre stato pianoforte e organo, come racconterò dopo. Dal cassetto perché? Perché, e questo è il CD, perché c'è qualcuno che scrive diari, chi dipinge quadri, chi scrive poesie, io scrivo canzoni. Quando mi emoziono mi nasce nella testa una musica e devo mettermi al pianoforte e scriverla. Quindi spesso sono canzoni legate alla mia vita privata, alla mia famiglia e come tali sono restate nel cassetto e tante dimenticate. Alcune non le ho proprio presentate. E poi c'è un aspetto della mia carriera musicale che è sconosciuto qui. Io ho fatto 20 anni di carriera come tenore lirico con concerti specializzati in musica barocca, soprattutto in America, e allora ho fatto poca roba qua. Nel CD c'è anche quello e allora sentirete qualcosa. Cominciamo a dare un assaggio. Io nasco su una famiglia abbastanza semplice, umile, però quando c'erano difficoltà mia mamma cantava, bellissima voce da soprano, e io sono cresciuto con la musica. Ho imparato a suonare nella chiesa vicino a casa mia perché il parroco mi lasciava suonare a orecchio l'organo e l'armonica. E così ho iniziato con la musica da chiesa. Dopo, quando si arriva sui 12-13 anni, con la musica da chiesa non si imbarca tosate. E allora ho imparato a suonare la chitarra, mi sono buttato prima su Elvis Presley, dopo i Beatles, e ho messo in piedi un complesso rock e già a 15 anni giravo per i nightclub balere e a 16 anni sono entrato in un complesso che negli anni 60 è andato per la maggiore e ero anche famosetto. E si chiamava Le Ombre, io ero il capo complesso delle Ombre, suonavo chitarra bassa e tastiera e pur avendo una giovane età giravo tutto il nord Italia come complesso di supporto di Rox, Equipe 84, New Dada, facevo la stagione invernale a Cortina e la stagione estiva a Jesolo e quindi mi sono dato la pazza gioia, 16 anni, tanto che alle scuole superiori il mio soprannome era il barbiere, perché fe festa a tutti i luni, ma è andato a scuola a luni perché arrivavo a casa che albeggiava. Nonostante questo sono andato avanti sugli studi. Suonando nei nightclub e nelle balere non avevo problema di rimorchiare, anzi ne era un certo giro, anche a Pivecce, quindi ho avuto delle navi scuola interessanti. Ero un po' pompà perché in quegli anni là, e quindi mi chiamava spesso gli amici
a fare le famose festine che si fa negli anni 60 nelle casere, nelle cantine, come ospite d'onore per suonare la chitarra. E così, dall'alto della mia fama, nel 1965, 3 novembre 1965, vengo invitato da amici sulle pendici del Neve Gall, su una casera. Mi arrivo là con la mia chitarra. Dopo, sapete che in quegli anni là non è come adesso che si balla wifi, una volta si struccava e bisognava che fosse scuro. E allora su questa casera, al buio, nell'oscurità, dopo aver cantato due o tre canzoni, ho cercato di addoppiare una bella tosata. E che ne era una bella tosata di 15 anni. E mi sono innamorato come in sé. Tanto che quando sono arrivato a casa, aperto la porta, mia mamma fa: "Oddio, Giorgio, l'ho innamorato!" Allora, chissà che faccia avevo. Beh, quella ragazza là che aveva 15 anni è qui presente, è mia moglie, siamo sposati da 40 anni. E sono 47 anni che ci conosciamo. Arrivato a casa, vi faccio vedere l'originale, scrivo questa canzone qua. E quindi è 3 novembre 1965, dedicata a te. Sentirete il sound di quegli anni. Guardando te sento in me una dolce musica che mi fa sentir così. Perché è ispirata da te, nella tua voce mille violini che cantano l'amor, vicino a te sento che il mio cuore perché è ispirata da te, nella tua voce mille violini che cantano l'amor, il nostro amor. Mai sentita? Sono tutte novità. E così stiamo insieme. Io continuo ancora per un paio d'anni a suonare col Complessi, girare per le sale da ballo, ma dopo aver trovato l'amorosa giusta ho capito che non era la mia strada. E così, dopo due anni, smetto di suonare per le sale da ballo, picchi la chitarra elettrica al ciodo e non sono più entrato in una sala da ballo. Mi diplomo, media del 7 per rito metalmeccanico, trovo subito lavoro, mi diplomo nel 68, nel 69, 14 ottobre 1969, mentre sto lavorando per una ditta di Galliera Veneta che fa macchine per pastifici, sono le 6 del mattino e sto lavorando su una pressa per spaghetti. Ricordo che io ero organista in chiesa, direttore del coro, pianista, che hanno i miei strumenti. Intanto che sto lavorando, per un incidente stupido, parte la macchina e mi trancia le dita della mano destra. A 21-22 anni mi trovo senza dita della mano destra, pianista, organista, una bella botta. All'ospedale di Cittadella sto un male cane. I primi ad arrivare sono mia mamma, Memorosa, e Gianluigi Secco.
amico e nemico di sempre, con i quali eravamo rivali ma ci si trovava a suonare, a cantare, e Gianni entra e fa: che man è là? E io dico: la destra, par fortuna che ti puoi suonare la chitarra. In quel momento là penso che siano nati i Belomani. Nel momento drammatico ha visto un lato positivo e infatti ho cominciato a buttarmi sulla chitarra. Però lo shock non era da poco. E così, arrivato a casa con la mano fasala, una notte mi sono tolto le bende per vedere in che condizioni ero. Me la fai anche impressione, perché erano tutti spaghi ancora. E mi è venuto spontaneo prendere in mano la chitarra e ho scritto De Pacca questa canzone, che è Il Destino, e ve la suono come l'ho suonata quella notte là, usando solo il pollice. Si vive sicuri di un ricco futuro, fatto di gloria, salute e denaro. Si trovano rimedi alle malattie, si fa anche fortuna, si va sulla luna, eppure si muore, c'è ancora dolore, si piange, si soffre, si prega perché è il destino che vuole così, perché è scritto sul libro lassù. Quando si nasce, quando si muore, quando si soffre, così Dio ci ha creati e vuole che noi non ci scordiamo di Lui. Si corre veloci con l'auto sportiva, per poi morire camminando per strada. Si canta, si balla, si suona anche il piano, e poi lavorando ci si taglia una mano, eppure si muore, c'è ancora dolore, si piange, si soffre, si prega perché è il destino che vuole così, perché è scritto sul libro lassù. Quando si nasce, quando si muore, quando si soffre, così Dio ci ha creati e vuole che noi non ci scordiamo di Lui, non ci scordiamo di Lui. Il mio problema era che comunque è stata una botta grossa, dovevo superare lo shock, però il mio problema era mia mamma, perché mia mamma ci è rimasta un male tremendo e cominciava a dire: mi ti ho fatto intiero, i concetti delle mamme, adesso sei un po' regramo, no mamma, sei un invalido. Mamma, finché ho questa non sono un invalido. Che ha diritto a un lavoro da invalido? Va in posta, parlo a morte. Cioè, mamma ha avuto comparme, e allora contro la volontà dei miei e soprattutto di mia madre sono tornato a lavorare per altri 3 anni con la stessa azienda, con le stesse macchine, proprio per superare lo shock, e non è stato facile. Staccavo tutte le spine, staccavo tutto pur di lavorare, eppure ho fatto
ho fatto i lavori più importanti soprattutto all'estero, perché già parlavo bene la lingua inglese come l'italiano, che avevo imparato tra le altre cose cantando le canzoni di Beatles senza andare in Inghilterra, e mi mandavano a fare montaggi di impianti per la pasta in tutto il mondo. Avevo 22-23 anni, pensate, mi hanno mandato nel 71 a Taiwan, un ragazzo da Belluno che prende il jet, che va prima a Singapore, poi a Hong Kong, un privilegiato. E nel fare questo mi sono innamorato della vita da girovago, di fare il giramondo, di conoscere nuove culture, nuove realtà. E ho superato lo shock, per cui mi sono licenziato, mi avevano trovato un posto come insegnante di inglese a Belluno e ho deciso che avrei sposato Maurizia dopo pochi mesi. Però già mi era entrata nel sangue la voglia di cantare, di suonare, di girare il mondo. E così la sera prima di partire, il 7 ottobre 1971, nella mia camera d'albergo dell'hotel Cin Cin Quan, che non esiste più, ho scritto questa canzone che era un presagio di quello che sarebbe poi tutta la mia vita di strofolon, cioè di giravolta. Sto facendo le valigie per tornarmene da te, nella camera d'albergo c'è una grande confusione di vestiti e mille cose da portare via con me. Giramondo sono di viaggiare, terra, mare, cielo, sensazioni strane, nuove cose da scoprire, ma il più bel viaggio che c'è è quando io torno da te, sei per me il cielo e il mare, tutto il mondo. Tondo che mi porta fino a te, quando giro il mondo tu sei sempre nel mio cuor, mio dolce amore. Una hostess mi sorride nel portarmi un caffè, su di un jet io sto volando, sotto me continua a girare fino quando a casa arriverò. Giramondo sono nato, forse mai mi fermerò, avventure nuove, il sentirsi uomo, il gusto della libertà. Al mondo con tuo sorriso, un dolce bacio, tuo d'amore. La vita è un giro tondo che mi porta fino a te, quando giro il mondo tu sei sempre nel mio cuor, mio dolce amore, mio dolce amore. E così mi sposo e l'8 aprile 1972 faccio il professore di inglese, pensando che era quella la mia strada, e invece non era quella la mia strada, come avrei scoperto più tardi. Eravamo insieme già da 7 anni
e quindi è stato un passaggio quasi naturale. Innamoratissimi ancora oggi, ci tengo a dirlo, e per noi ogni giorno è un anniversario, anche se domenica scorsa abbiamo fatto 40 anni di matrimonio, ma per, tanto che sei mesi dopo che mi ero sposato ho scritto la canzone anniversario, non neanche aspettare un anno, e questa è la canzone scritta 10 ottobre 1972, sentirete le musiche dei primi anni 70. Sono sei mesi ormai che io ti sposai, fare un bilancio no. Lo so, ma quel che sento in me, io ti voglio dirti ti amo e poco, perché non dice tutto quel che provo per te. Stringimi forte e potrai capire quello che in parole non ti posso dire. Sotto le coperte stai, qui vicino a me. Anche al buio sai, io vedo te, sul tuo viso c'è una luce che sogno d'amore ti illumina il viso, vorrei svegliarti ma non posso rovinare quel sogno che per sempre per noi deve durare, deve durare, deve durare. Un aspetto strano della mia vita è che quando io ero bambino, già appassionato di musica, all'età di 6 anni mio papà mi ha portato per la prima volta all'opera e, tornato a casa, il mio sogno era di diventare un grande tenore lirico. Dopo gli arriva i Beatles, le Tosate, e dimenticato, però quel sogno rimaneva dentro nel mio cuore. Succede che io ho sempre cantato in cori, però cantavo basso, perché sapevo che quando si cambia l'età la voce si abbassa. Convinto di essere basso baritono, ho cantato 26 anni in coro, coro polifonico e coro in montagna, basso. Mai pensato di fare il tenore. Nel 1988 mi invitano Regione Veneto e Comune Vittorio Veneto a una tournée in Brasile, qui vedo Marco, perché c'era un gemellaggio, e si doveva cantare con i Velomar in un grande ristorante di San Paolo. E naturalmente noi facevamo le nostre canzoni, solo che in sala gli erano tutti napoletani. E allora potete immaginare che dopo un po', dopo un'ora di canzone in Veneto, cominciavano a brontolare e a chiedere quando andavano le nostre canzoni. Naturalmente il mio partner non ne voleva sapere e
io sono sempre quello un po' più buono, ho cercato di andare anche incontro, anche perché quella sera era la festa della mamma e mi hanno chiesto se cantavamo Mamma, che è fuori dal repertorio di Pino Mattia. Per fortuna c'era il pianista del ristorante in centro a San Paolo che aveva tutte queste canzoni nel repertorio e così ho cantato Mamma e poi Torna su Riento, Tu canocchiano e la voce che andava su. Prima ho pensato che era mestiere e dopo ho detto un basso non fa un la bemolle acuto. Per curiosità torno a casa e vado a fare un'audizione dall'insegnante del conservatorio di canto del conservatorio di Venezia che mi dice che sono tenore lirico. Mi sono messo a piangere perché ho già 40 anni. Però ho pensato dopo, se avessi fatto solo quella carriera non sarebbero nati i Belumà, non avrei suonato per le sale a ballo, meglio così. Però la mia insegnante mi ha detto, sei musicista, compositore, hai sempre cantato, la voce è impostata, studia. E mi sono messo a studiare. Mi sono messo a studiare e ho fatto 20 anni di carriera come tenore lirico e ho inciso più di 15 CD, soprattutto di musica barocca sacra. E allora, nessuno qua, o pochi, mi conosce sotto questo aspetto. Anche perché io per 5 anni sono stato il tenore dell'Orchestra Sinfonica del Paraguay, dove ho fatto grosse opere, grossi brani, grandi concerti. Ho terminato nel 2007, pensate quasi sempre all'estero, l'ultimo concerto l'ho fatto all'Église des Invalides a Parigi. Ho girato qua nel Veneto, ho fatto poco. Tornando alla mia carriera più vicina, c'è stata dopo 35 anni di collaborazione come Belumà, gli ultimi 10 sono stati un po' duretti, si interrompe il sodalizio e erano ormai 6 anni che io non scrivevo più una nota di musica. Pensavo di aver perso anche gli stimoli e anche l'ispirazione. Poi incontro un personaggio straordinario che si chiama Diego Stefani, 3 anni fa, il poeta contadino da Combaio, un contadino che scrive poesie in dialetto, persona semplice, ma scrive dei testi straordinari e mi hanno chiesto di aiutarlo a trascrivere al computer i suoi testi per pubblicare un libro. Nel trascrivere i testi mi hanno ispirato e in un mese e mezzo ho musicato 14 poesie. Da lì è nato un DVD, un concerto che portiamo in giro ormai da tanti mesi, abbiamo già fatto più di 35 serate. Vi faccio ascoltare 2 di queste poesie che eseguo al pianoforte, così sentite anche come si suona senza dita. La prima è Filò. È una breve poesia scritta da Diego che spiega qual era l'ambiente della la discoteca del nonno. Non aveva le luci psichedeliche, ma pisciava tanto. Questo calore, le lume a candela, la gente che si trovava, iniziava con i rosari, poi raccontava le fiabe ai bambini nella stalla e dopo arrivava il moroso. E cominciava a smorosare nella penombra. E allora per creare questa atmosfera ha scritto questa poesia che io ho musicato. Filò, filò d'estate corone e rosari, filò senza acciari, filò. La lana
certezza del domani. Filo, filo, un'altra poesia che mi ha ispirato molto è Autunno. L'autunno visto anche come stagione della vita. Sia io che Diego, che abbiamo la stessa età, stessa classe, stiamo vivendo l'autunno della nostra vita, che è una stagione interessantissima, dove si concentrano tutti i colori, dove si fa un po' il riassunto di quello che si è fatto, quello che si è prodotto, di quello che si è fatto anche malamente. E ci si prepara all'inverno. All'inverno eterno. La cosa bella che ha Diego nelle sue poesie è che parla serenamente della morte e la vede come due passi. Il primo incerto perché mai nessuno le sta delato, ma il secondo se hai fede sicuro. E questo breve testo mi ha ispirato questa musica che di tutte e 14 personalmente la ritengo la più bella. Autunno, coito di curti, sere longhe da passare, che l'ete a salar di sola pensar, al raccolto, al tempo assai, al domani come sarà. Autunno, coito di le piove, porta all'inverno eterno, pian pian mi passa i soldi come i pass che fra qualche anno farò. Adesso vorrei farvi ascoltare un'altra canzone da tenore, però questa è sconosciuta addirittura all'oggetto della canzone, perché nel 1990 circa io scrivo una canzone e la dedico alla mia città, a Belluno, mai cantata. La scrivo, la metto via nel cassetto e dopo, quando già mi sento di poterla cantare, perché è impegnativa come voce, la registro, me la orchestro, me la registro, me la metto via e rimetto nel cassetto titolo. Su insistenza di amici l'ho inserita nel CD. Siccome possono sfuggire alcune parole, vi leggo velocemente il testo e poi la ascoltiamo dal CD. E mi è venuta in mente questa perché io abito a Limana, ma sono nato a Belluno. Ed inverno, quando si parte dalla sinistra Piave, di solito molte mattine c'è la nebbia che arriva sulla Busca. Ma arrivati a Belluno, che c'è un colle dove c'è la Villa Buzzati, si spunta fuori dalla nebbia e si vede il mare di nebbia, il campanile del Duomo fuori, in pieno sole, con le montagne stupende. È una delle cose più belle che si possono vedere dalle nostre parti. Ispirato da questo, ho scritto questo testo e la musica che segue. La nebbia che dal Piave lenta sale avvolge nel suo velo la città. Solo l'angelo in cima al campanile si illumina del sole sorto già. Si stagliano nel cielo le montagne, ti sembra di toccarle con la mano. Risuonano le prime voci amiche, comincia un nuovo giorno la città. Belluno paesana, un po' pigra ma sana, non osa e reclama se non ce la fa.
belluno discreta, un po' chiusa e concreta, gelosa nel suo campedello, belluno sorniona, belluno serena, belluno la mia città. Si accendono le luci della sera pian piano mentre il giorno se ne va. Le bancarelle in Piazza delle Erbe nascondono i tesori per domani. Nelle osterie tintinnano i bicchieri. Si brinda a un nuovo giorno che verrà. In piazza, senza sogni né pensieri, si sfila per la propria vanità. Belluno cristiana, ma anche pagana, che a torto si lagna dei mali che ha. Belluno fatata, ma un po' addormentata, che piange i suoi morti con gran dignità. Belluno che ammalia, belluno che sbaglia, belluno la mia città. Quindi parole, musica mie. Vi lascio ascoltare il CD. All'interno ci sono delle piccole chicche anche interessanti. C'è per esempio un'Ave Maria in italiano, scritta da un brasiliano del Rio Grande do Sul, quindi per noi è il dialetto, ma per loro è una lingua, che ho eseguito dal vivo in Brasile assieme a una soprano da Trieste. È interessante come curiosità, e tante altre canzoni, ci sono 21 brani. Vorrei terminare con due canzoni dedicate ai miei figli. La prima, naturalmente, al primo figlio, che ha 37 anni, sposato con due bambini, e figlio di un papà complicato, di una mamma buona, santa, e un papà complicato. Quindi non è facile, cresciuto con papà sempre in giro con la valigia in mano, perché io per 30 anni ho fatto il direttore vendite di grossi stabilimenti e ho riempito 14 passaporti, quindi, per darvi un'idea. Quando non giravo per lavoro, giravo per cantare, e allora non molto presente a casa, con problemi come sentiremo dopo con l'ultima canzone. Quindi mio figlio è stato il secondo papà per Daniele, che è il secondo figlio, e ha dato una grossa mano a mia moglie quando io ero via. Si sposa e io non mi sono reso conto che era cresciuto. In quegli anni là, come spiegherò dopo, prima dell'ultima canzone, io ero presidente mondiale di un'associazione della malattia rara di cui è affetto mio figlio, e quindi giravo a fare congressi e cose del genere. Mio figlio mi dice la data e io mi rendo conto che pochi giorni prima devo essere a Orlando in Florida ad aprire il congresso mondiale, e come presidente non posso mancare. Quando glielo dico, roba che mi coppe, ma ho detto: torno in tempo per il matrimonio? Sì, ma lasci solo a casa la mamma in un momento così delicato. Io parto con i sensi di colpa, faccio il mio intervento e poi corro subito all'aeroporto, prendo il primo volo e non riesco a dormire sull'aereo, perché rivedo tutta la storia del mio figlio, mi emoziono, mi viene da piangere, mi emoziono e mi nasce questa musica. Con le parole: mio figlio se ne va. Arrivo a casa, mi metto il pianoforte di nascosto a mia moglie, 4 giorni prima del matrimonio. Mi metto il pianoforte e nasce di botta sta canzone, che mi emoziona. Perché il ritornello è una roba naturale, normale, i figli diventa grande, ed è giusto che si sposa, anzi devi essere orgoglioso tu papà, che hai fatto un figlio in gamba che mette in piedi la sua famiglia. Ma dopo è il mio figlio che si sposa, e quindi nasce il tumulto dei sentimenti, i ricordi. Allora la canzone ha due ritmi e due tonalità. La scrivo, mi faccio forza, e il giorno del matrimonio la canto davanti a mio figlio. È stato il mio regalo a lui. Quindi è la canzone di un giorno, non è una canzone commerciale, ma l'ho voluta inserire sul disco perché ho visto che quando la eseguo in qualche concerto, tanti genitori più o meno della mia età si rendono conto che sono passati per quella stessa strada. Io la canto al momento dello sgroppino e è diventato l'ingroppino. E gliela canto e
mio figlio si chiama Redi, ha sposato Deborah, capo scout, appassionato di montagna, di vita all'aperto, di fotografia, ragazzo solare, e gliela canto, non so come ho fatto ad arrivare in fondo. Mio figlio se ne va, la porta chiuderà, lasciando questa casa che lo rimpiangerà. Lo so che non dovrei essere triste, ma gioire insieme a lui che oggi se ne va. Adesso che vai via mi sento un po' perduto, come se non ti avessi del tutto conosciuto. Io vedo la tua stanza come una chiesa vuota, dove cercare conforto o forse una risposta. Apro i tuoi cassetti cercando di trovare frammenti di un affetto che ti dovevo dare. Oggetti, segni, simboli da te dimenticati, dei muti testimoni di giorni ormai passati. Picchetti arrugginiti di tende mai piantate, cordini e moschettoni per vette mai scalate, e foto sovraesposte, e molte quelle scure son forse i tuoi sogni, speranze e paure. Mi siedo sul tuo letto e non smetto di pensare a quel bambino piccolo, felice di montare sulle mie spalle forti, come in cima ai monti, cercare coi miei occhi lontani orizzonti. Mio figlio sei, ne va, la porta chiuderà, lasciandoci un sorriso che solo lui sa dar. Tutti mi dicono che la ruota ha da girare, ma chissà mai perché la vorrei fermare. Tua madre, ben lo sai, da mesi ormai ne soffre, lo fa sommessamente e con amor lo copre. Io invece faccio il duro, lavoro, viaggio e scappo, come se fosse lieve e semplice lo strappo. Così questo tuo padre, da te un po' criticato, vorrebbe darti quello che forse non ti ha dato. Lo fa a modo suo, con la chitarra in mano, perché tutti questi anni non siamo passati in vano. Un padre a volte scomodo, assente e impegnato, che ti ha voluto bene, ma un poco trascurato. E ora che è il tuo turno di fare una famiglia, anche se forse tardi, ti parla e ti consiglia, sumetti nel tuo zaino tutti i tuoi 20 anni, ricordi di vittorie, sconfitte, gioia, affanni, cadute, risalite, uniti tutti insieme con questo padre matto, la mamma e Daniele. Mio figlio sei, e va, la porta ha chiuso già. Auguri Redi e Deborah, buon viaggio il tuo papà. Anche questa è sul CD. Adesso vi faccio ascoltare la canzone che mi ha dato la notorietà a livello internazionale e che continuo a portarla in giro per il mondo. Fra 2 settimane la canto in spagnolo a Cuba, e è legata
alla storia di mio figlio che è qui presente, non vi voglio tediare. Mio figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Prader-Willi, non ereditaria, che colpisce uno ogni 15.000 nati, con vari problemi. E noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto una diagnosi precoce, perché nel 76 pochi medici in Italia la conoscevano, ma il primario di pediatria di Feltre la conosceva, e quindi gli dobbiamo la vita. Ma quando si è fatto la diagnosi, la letteratura medica, e mi ha dato tutta la descrizione in inglese, era terribile. Le aspettative massime di vita 14 anni e noi avremmo avuto una vita d'inferno. Daniele a giugno fa 36 anni. Questo vuol dire che spesso l'amore supera anche la letteratura medica, e grazie anche a questo abbiamo avuto una forza. Siccome ci riteniamo privilegiati di quello che ci è successo, abbiamo cercato di aiutare gli altri, soprattutto io, per cui nell'associazione italiana che ha sede all'ospedale San Raffaele di Milano non gli sembrava vero di avere un genitore che parlava le lingue, che girava il mondo, e così mi hanno mandato a rappresentare l'Italia ai congressi internazionali. Al congresso di Oslo sono entrato nel direttivo e nel 1998 sono diventato presidente mondiale, carica che ho portato avanti per due mandati, sei anni. Attualmente sono il direttore generale e dal 2003 lavoro a tempo pieno solo per l'associazione. Tutti i concerti che faccio non chiedo cachet, e i soldi che si tirano su vanno per fare le diagnosi gratuite per i paesi del terzo mondo. Ma la musica è sempre stata presente in questa mia, chiamiamola, missione. Sempre ho cantato. Quando vado a parlare ai genitori disperati, io sempre canto, perché un papà che canta è un papà felice. E mi ha ispirato due canzoni in inglese, che io ho scritto in inglese. Questa, soprattutto, è una canzone che mi è stata ispirata nel 2004, quando ho accompagnato la nuova presidente, una signora americana, a conoscere tutte le associazioni europee. Eravamo a Bonn, in Germania, a casa del presidente dell'associazione Prader-Willi tedesca, e ci viene incontro la figlia, con la stessa malattia di Daniele, però con un ritardo mentale un po' più accentuato, la quale a 11 anni non parlava, non riusciva a mettere insieme una frase. Però diceva solo due parole, di continuo, le gridava, chiamando la nostra attenzione, e gridava "Ich auch, ich auch", che in tedesco significa anch'io. Anch'io esisto, anch'io faccio parte di questa roba. Mi ha così emozionato che mi è entrata nella testa, e senza volerlo lei mi ha dato le prime due note della canzone. Do, fa, i, au. Scrivo su un pezzo di carta per non perdere le note, arrivato a casa mi metto il pianoforte e nasce questa canzone. In inglese, la registro, la orchestro, la registro, la metto su internet e l'ha diventata l'inno un po' di tutte le associazioni che seguono i bambini che soffrono nel mondo. È già stata tradotta in molte lingue e mi chiamano a cantarla in tutto il mondo. Il 30 settembre 2009 ho avuto l'onore di cantarla a un grande concerto in centro a Londra di beneficenza, e l'ho cantata a fianco di uno dei miei miti, di Mark Knopfler dei Dire Straits. È una sera magica, e questo lo devo a mio figlio e a quella ragazzina di Bonn. Io ve la canto dal vivo con la base orchestrale e così termino, perché la canzone, la prima parte è il bambino che parla ai genitori, la seconda parte i genitori rispondono al bambino e dice anch'io in quattro lingue: cara mamma, caro papà, aiutatemi a essere me stesso, aiutatemi a crescere, aiutatemi a essere parte di questo mondo che io merito, e vedrete quello che so fare. Quando sono nato eravate tutti disperati, ma io cercavo solo qualcuno che mi aiutasse. Io sono vostro figlio, io sono uguale a tutti gli altri bambini, per cui non abbiate vergogna di me. Anch'io, cara mamma, caro papà, e voi cosa dite? Con noi tu crescerai.
devi essere quello che sei, parte di questo mondo che ami con tutto il tuo cuore. Quando sei nato ti abbiamo dato tutto il nostro amore, tu eri il nostro angelo, una stella discesa dal cielo. Io sono tua madre, io sono tuo padre, siamo molto orgogliosi di averti. E termina, wir auch, anche noi. Anch'io, io también. Dear mama, dear papa, help me be me. Help me to grow. Help me to be part of this world I deserve. You will see. When I was born, you were in despair. But I was looking for someone to care. I am your child, I am the same as all the children, so don't be ashamed. Ich auch, me too. Anch'io, moi aussi. Dear mama, dear papa, what do you say? With us you'll grow, be as you are, part of this world that you love with your heart. When you were born, we gave you our love. Were an angel, a star from above. I am your mother, I am your dad. We are so proud of the child that we had. Child that we have, wir auch.